C'è voglia di discutere sulle cause della nostra sconfitta. Hanno risposto in tanti tra iscritti al PD, militanti e simpatizzanti del centro-sinistra all'appello di Roberto Cosolini per ragionare sulla batosta elettorale del 4 marzo e rilanciare la sfida per le prossime regionali. Come si riparte a partire dalle prossime elezioni regionali? Con umiltà, con determinazione, sapendo che dobbiamo cambiare noi da subito per gli errori che abbiamo commesso, ma sapendo anche che si apre una sfida nuova, più difficile oggi di quanto immaginavamo una settimana fa, ma una sfida per la quale andiamo in campo per vincere. Proprio alla sua sconfitta del 2016 contro Di Piazza, Cosolini fa risalire il primo segnale che avrebbe dovuto far pensare a un cambiamento epocale nell'elettorato, il cui malessere non ha trovato le giuste risposte dal centrosinistra. Un malessere profondo, più profondo di quanto forse si intuiva, si è espresso, e il centro-sinistra, il Partito Democratico, non ha saputo fino in fondo dialogare con questo malessere. Ha dato risposte anche importanti, ma che evidentemente non sono sembrate agli elettori sufficienti in quel momento, e forse non lo erano. Ora i vincitori del 4 marzo, in primis 5 Stelle e Lega, sono chiamati alla sfida del governo del paese, ma il PD e il centrosinistra non devono stare a guardare. La gente rimane sfiduciata, arrabbiata, e si rivolge verso chi sa in qualche modo dare uno sfogo alla sua rabbia. Oggi chi ha dato sfogo alla sua rabbia dovrebbe governare e probabilmente fare i conti con le compatibilità. Ma non è che noi possiamo semplicemente stare ad aspettare che governi e che magari non mantenga le promesse, perché avremo probabilmente gli elettori italiani ancora più arrabbiati contro tutti. Dobbiamo essere capaci di dialogare e di offrire noi le nostre risposte a questi elettori.